adesione alla risoluzione, ogni riferimento è puramente casuale, non riteniamo, cioè almeno riteniamo diversamente da qualche altro collega, che i tempi stretti abbiano facilitato il raggiungimento di un accordo. Se avessimo avuto forse più mesi di produzione ci saremmo probabilmente impantanati, quindi siamo contenti che questo abbia portato al risultato, che è il risultato di oggi. Come Lega abbiamo chiesto l'introduzione della risoluzione fatta molto bene dagli uffici, che ringraziamo ancora, due passaggi: uno, la piena attuazione del principio di autosufficienza regionale, ovviamente in tema di rifiuti e di ambiente; l'altro, la possibilità di avere un coordinamento regionale dei vigili del fuoco, perché come ricordava bene il presidente Cattaneo, siamo l'unico paese in Europa che ha i vigili del fuoco a livello centralizzato e non regionalizzato. Quindi questo potrebbe essere un altro, un tema su cui puntare molto, anche se il cuore vero della risoluzione, quello che interessa Davide Lombardi, è il capitoletto sull'area finanziaria dedicato al coordinamento della finanza pubblica. Io ho sentito qualche collega dire: ah, ma il residuo fiscale non c'è, non c'è questo, non c'è quell'altro. Guardate che se leggiamo bene la risoluzione, il fatto intanto di passare dai trasferimenti statali a un sistema basato sulla fiscalizzazione sarebbe già un grandissimo risultato, perché interessa al governo di poter, in qualsiasi colore politico, di poter intervenire con dei tagli diretti ai trasferimenti come avvenuto negli ultimi anni. Quindi, ribadendo quello che è un principio, e ci tengo a ricordarlo, fissato dalla legge 42, che è quello legato al federalismo fiscale, quindi il passaggio della fiscalizzazione. Ma non possiamo neanche dimenticare, per esempio, che attribuire alla regione il maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa sia un passaggio che va e comincia ad andare a erodere quel residuo fiscale troppo alto che abbiamo più volte richiamato, così come il riconoscimento di una compartecipazione all'IRES, che consenta quindi di ridurre l'aliquota, se non addirittura arrivare ad azzerare l'IRAP, che è un tema comunque che i nostri imprenditori, i nostri cittadini sentono particolarmente, ma senza neanche trascurare, forse qualcuno l'ha compreso poco, l'istituzione delle cosiddette ZES, le zone economiche speciali, che forse qualcuno non ha ancora capito che sono delle zone con una legislazione economica e fiscale differente dal resto di tutta la nazione. Questo è il cuore della risoluzione, questo è quello che ci chiedono i Lombardi, e da questi punti, che a mio giudizio, a nostro giudizio comunque, vanno verso la direzione di una riduzione del residuo fiscale di cui ho tanto parlato, ci tengo a ripeterlo, costituiscono il destino della nostra regione, che passa inevitabilmente da qui, e il fatto che l'abbiano votato la stragrande maggioranza dell'Aula riconosce la bontà del lavoro e dell'impegno che in questa regione ci stiamo mettendo da tanti anni. Grazie.